Ci troviamo a Monte Prantone, è sabato. Ok, andiamo sempre da quella parte, leggero, bacino basso. Oggi ci sarà una partita secca. Andiamo sull'erba per aspirare ad arrivare alle semifinali e, se tutto va bene, alle finali. I nostri ragazzi oggi indosseranno una divisa di emergenza, in quanto le altre sono tutte sporche. Sempre colore preminente giallo, rosso, calzettoni rossi e pantaloncini rossi. Arriviamo fino giù, poi ci giriamo via con le braccia larghe, su, via, op. Il mister sta facendo riscaldare i ragazzi che scenderanno con la formazione di ieri. Ci giriamo lenti, giochiamo lenti, con la Vita Ardese, una squadra della provincia di Lodi, quindi una squadra settentrionale. Ok, ci giriamo sempre lenti. Formazione tipo, in porta Matteo, gamba, 2 Alessio Ceroli, 3 Federico Tucci, 4 Guido Colaizzi, 5 Gabri, Donofrio Gabriele, 6 Lorenzo Cuniberti, 7 Emanuele Giallonardo detto Lele, 8 Nicola Perrucci, 9 Gianluca Malbone che ieri ha segnato una doppietta, numero 10 Michele Daniello, numero 11 il nostro capitano Teidi Mata, il vice capitano è Gabriele Donofrio. Non c'è il secondo portiere, quindi dalla panchina partirà con numero 13 caporale Enrico, con numero 14 Luca Rulli, con numero 5 caporale Emanuele, con numero 16 non prendiamo sotto gamba la partita, giochiamo con un 4-2-3-1, a differenza di con ieri, numero 16 il Nicolò D'Angelo, i 4 dietro, numero 17 Gabriele, con i due esterni Ceroli e Fedele. Numero 17 davanti alla difesa, come un muretto proprio della difesa, i due centrocampisti. Il 18 è Filippo Ferretti. Appena prima la palla, che conquista, devi andare a servire Malvolt e Perrucci. Caporale. Perru, quando perdiamo palla, Perru, la linea di centrocampo è Perrucci, Michele e Emanuele, e Malbone e Mata iniziano il pressing difensivo secondo. Quindi in fase di possesso è un 4-2-3-1, in fase di non 17 possesso è un stretto. Io mi ho visto domani, se non mi fate vedere questa cosa qui, domani col termine, se giochiamo con loro la finale, non possiamo giocare come avete fatto ieri, prima 20 minuti. I due centrocampisti con i due esterni, così come ha fatto Emanuele, per lui devi fare tu. Voglio la linea di centrocampo, poi intelligentemente attacchiamo. Il 18 è Filippo Ferretti e 19 Bartolo, ma giocherà con la maglia 0. Poi gli esterni, da una parte Emanuele e dall'altra parte Perrucci. Quando c'è...